Ciao Gossip News. Tac. A me piace soprattutto la musica bossa nova brasiliana, perché ho vissuto molto in Brasile, però la musica che proponete voi è bella, il canale lo seguo perché anche quando sono a casa, secondo me la musica in sottofondo è bella, proprio con i video musicali e musica. Come mai ti sei trasferito in Brasile? So che hai anche vissuto in Messico. Sì, ho vissuto un po' in Sud America perché quando ho smesso di giocare a calcio ho fatto l'animatore nei villaggi perché amavo appunto viaggiare e questo mi ha dato la possibilità appunto di andare sia in Messico che a Cuba. Poi ho scoperto il Brasile e ti sei innamorato? Sono innamorato e sento sempre saudade do Brasil, però prima c'erano molti soldini, si viaggiava, adesso la crisi tocca un po' tutti, quindi si va un po' di meno, però. Da quanto non ci torni? Dal 2003. Da parecchio. Mi ricordo tutto. Gli anni volano, però il Brasile appena... Beh, adesso c'è un progetto di un film, dico solo questo, quindi appena ho saputo che era il Brasile mi sono interessato e comunque appena sento qualcosa del Brasile mi viene la saudade veramente. Io sono un po' all'antica, non amo tanto le cose virtuali, tutte queste cose, perché secondo me bisogna stare un po' attenti con... Cioè ormai si vuol fare tutto virtualmente, poi quando uno va all'appuntamento non dice più niente, io preferisco stare un po' all'antica. Lo uso poco il computer, però devo dire che ho tanti fans che chiamano e... È divertente, insomma, divertente. Però non bisogna abusare del fatto magari di... nel piccolo di essere magari un po' conosciuti, allora è facile anche contattare più persone. Comunque serve anche di lavoro, può servire, sicuramente. Non hai avuto fidanzate conosciute su internet? No, fortunatamente non ho bisogno. Qualche set di film succede che conosce qualche ragazza e poi si crea la storia e poi magari va male. Ok, che... Chi vuole capire, capisci.